Tutti, oggi vi parlerò di endocardite batterica, e delle sue correlazioni con un intervento chirurgico odontoiatrico, per esempio un'estrazione dentale. Cioè, se avete sofferto nella vostra vita di endocardite batterica o se siete a rischio di incorrere nell'endocardite batterica, potete sottoporvi, diciamo, a un intervento odontoiatrico o no? Oppure se vi potete sottoporre, quali sono gli accorgimenti che il vostro odontoiatra e che voi dovete appunto tenere presente? Chiaro che questo video è soltanto uno scopo informativo e divulgativo, sarà pure il vostro odontoiatra visitando e facendovi l'anamnesi a darvi delle indicazioni più precise in base al vostro quadro clinico. Queste sono soltanto delle indicazioni molto, molto, molto generali. Prima di entrare nel vivo dell'argomento e spiegarlo in maniera molto breve, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se vi fa piacere, vi ringrazio, di lasciare un like a questo video. Qualsiasi domanda potete come sempre lasciarla nei commenti, io vi risponderò. E comunque sia, io sul mio canale parlo di argomenti attinenti all'odontoiatria e alla medicina. Quindi se vi iscrivete potete sempre essere aggiornati su questi vari argomenti e andare a vedere anche il mio canale dove ho già pubblicato numerosi video su diverse branche della medicina e dell'odontoiatria a scopo divulgativo. Adesso però vi risparmio ulteriori chiacchiere e vi spiego, diciamo, l'endocardite batterica. Il cuore, che è appunto uno degli organi più importanti del nostro organismo, è provvisto di alcune strutture che si chiamano appunto valvole cardiache. Senza entrare troppo nei dettagli dell'anatomia del cuore e dello spiegarvi ancora più nello specifico che cosa sono le valvole, perché appunto questo video è rivolto ovviamente ai pazienti. Praticamente nell'endocardite quello che accade è che i batteri colonizzano queste valvole cardiache. Chiaramente, se l'odontoiatra non sa che siete a rischio di endocardite o siete a rischio, cioè o che nella vostra vita avete sofferto di endocardite, o che avete magari appunto qualche altro problema al cuore, il rischio può essere che alcune procedure odontoiatriche, se non attuati dei protocolli corretti, possano potenzialmente indurre una endocardite, così come allo stesso tempo una cattiva salute del cavo orale in presenza di specifiche problematiche a carico del vostro cuore può porvi a rischio di endocardite. Questo perché la salute della bocca si correla e si collega alla salute di tutto l'organismo. Quindi se in bocca, per esempio, sono presenti delle radici infette, dei denti cariati e così via, altre problematiche simili, queste condizioni cliniche infettive nel cavo orale prendono il nome di foci odontogeni, cioè di siti potenziali dai quali i batteri dalla bocca raggiungono il cuore e quindi raggiungono organi bersaglio, tra cui il cuore, andando chiaramente a determinare un'endocardite. Per questo motivo che la salute del cavo orale è importante non soltanto per il dente, per il cavo orale di per sé, ma è fondamentale per tutto l'organismo. Per questo motivo l'odontoiatra con una buona anamnesi, cioè capendo bene la vostra storia medica, non solo odontoiatrica ma anche medica, capirà appunto quali protocolli attuare in maniera corretta se avete sofferto in passato nella vostra vita di endocarditi o se siete a rischio di endocarditi. Molto spesso, infatti, se il paziente è a rischio di endocardite, è raccomandata quella che viene definita come profilassi antibiotica, cioè una prevenzione della problematica attraverso, prima dell'estrazione dentale, per esempio, attraverso appunto l'esecuzione della terapia antibiotica. Chiaramente, è importante anche in questi casi rimuovere quelli che vengono definiti i foci odontogeni che vi ho detto prima, rimuovendo tutto il tartaro dalla bocca con un generale professionale, con dei cicli di colluttori specifici alla clorexidina, con l'estrazione di radici infette, con la cura di denti cariati e così via. Bene, con questo video molto breve ho cercato di spiegarvi un argomento complesso in maniera molto semplice, spero di essere stato chiaro. Se avete domande potete comunque sia lasciarle nei commenti, ricordatevi di rivolgervi sempre al vostro dentista perché questo è soltanto un video divulgativo generale. Se siete arrivati fino a questo punto del video, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.